Chi lotta può perdere, chi non lotta ha già perso. Questo il mantra dei tifosi rossoblù che chiedono a gran voce un cambio di tendenza. Per questo Gabice Gradara che al Maggi soccombe sotto i colpi della seconda in classifica, l'Atletico Alma. Per mantenere accesa la fiammella della speranza salvezza che risulta essere sempre più fievole se poi si incassano tre pesanti reti. Assente Palazzi e Alessandrini in panchina, titolare rosso in giornata. No, 3-4-3 il modulo in campo per gli adriatici. Una prima frazione senza particolari sussulti, almeno sino al tramonto di primo tempo. Squadre che non scoprire i fianchi, poco si vede negli ultimi 16 metri. Il Gabice Gradara tiene dunque testa ai fanesi sino al 44esimo, quando gli ospiti mettono a segno il primo gol. Contropiede fulmineo che sorprende la retroguardia adriatica. Rolon ruba il tempo, mette fuori causa Broccoli e insacca, siglando la 12esima rete in questo campionato. Nella ripresa dentro Muratori per Fabri, inizio secondo tempo che vede i padroni di casa più propositivi. Al quinto Tebaldi, schema per Muratori anticipato di un soffio al momento del tiro. Nuovamente rossoblù, un giro di lancetta più tardi, bella idea di Ceramicola che non viene però raccolta. Dalla parte opposta i giallo-azzurri non stanno a guardare, abile deja a stoppare Damiani, che al decimo poi ci riprova con un destro però fievole. È la volta allora degli adriatici, al 12esimo con Rossi che manca il colpaccio. Intanto il buon Marchetti lascia il campo al giovane Simoncelli. Al 14esimo è Terenzi a non trovare la zampata. Situazione similare al 17esimo, questa volta Deja a non colpire. Chi colpisce invece l'Atletico Alma al 26esimo con Cenciarini che attiva Zandri, anticipo di testa e bis calato. Preoccupazione poi per Deja che rimane a terra in seguito al tackle, nulla di grave per il difensore rossoblù che rientra in campo. Gli ospiti prendono in mano le redini del gioco, al 37esimo Damiani si lascia ipnotizzare da Broccoli. Lo stesso portiere viene poi chiamato in causa da Donini tre minuti dopo. Dalla parte opposta si cerca il gol della bandiera ma Rossi non trova il 7. Gol che arriva ma per mano dei fanesi con questo triangolo che Damiani chiude a dovere. 0-3 il finale al Maggi tra Gabice Gradara e Atletico Alma e decima sconfitta incassata in questo campionato per i rossoblù.